Salve, come diceva Antoine Saint-Exupéry, l'autore del Piccolo Principe, le cose essenziali di una persona non si vedono con gli occhi, ma si vedono con il cuore. Ed è con quel cuore che io mi auguro che voi vediate il video che tra poco apparirà. È una mia performance durante uno spettacolo dove ho omaggiato, come faccio da tanti anni, poi lo sentirete, Francesco Nuti. Dunque, lì ho fatto un ringraziamento sentito alle persone più strette della sua famiglia. Adesso vorrei rammentare alcune persone che secondo me hanno a che fare con la storia di Francesco. Roberto Benigni. È bello pensare e ricordare adesso, quando all'inizio di carriera di Francesco cominciava ad essere famoso, i due, anche per la parlata toscana, pratese, e per quei capelli un po' all'insù, spesso venivano scambiati l'uno per l'altro. Massimo Troisi, con il quale Francesco ha fatto delle partite memorabili nella Nazionale Calcio Attori, dove anche io giocavo, io ero scarso. Massimo Troisi, bravino. Francesco, Francesco, un campione, da solo vinceva le partite. Ed era quello il più bel campionato del mondo, perché era il campionato della solidarietà. E poi Giovanni Veronesi. Giovanni Veronesi è un grande regista e un grande scrittore di cinema. Mi piace pensare che quando ha diretto un mostro sacro come Robert De Niro, dietro la cinepresa, insieme a lui, ci fosse anche Francesco, che tanto gli ha insegnato. E poi Novello Novelli, quello che secondo me è il caratterista forse più bravo toscano. Dove c'era Francesco c'era Novello, dove c'era Novello c'era Francesco. Allora, a questo punto, che dire, gli anni 80 hanno prodotto la più bella musica e il più bel cinema. E di quel cinema, Francesco Nuti è stato un re della commedia comico-sentimentale. Gli anni 80 poi hanno prodotto la peggior politica e la peggior cultura sociale, che anche oggi ci ritroviamo. Ma quel cinema, signori miei, ce lo gusteremo ancora. E allora, adesso vi auguro una buona visione e a tutti. Ciao. Quindi è il momento di Ennio Drovandi. Era il 1984, ero partito da Pistoia, volevo fare l'attore. Avevo fatto qualche film, ma i soldi non c'erano. E stavo per cedere. Poi un giorno Roberto Benigni mi prestò 300.000 lire che gli ho reso e pagai un affitto. Ma dopo qualche mese successe la stessa cosa. E allora io andai da questa persona, da questo attore, famosissimo, bravissimo, e gli dissi: sei toscano come me, devo pagare l'affitto e ho delle situazioni in ballo, non so come fare. E lui dal suo ufficio mise una mano nel cassetto, lo aprì, tirò fuori un carnet di assegni e mi fece un assegno di 400.000 lire. Anche quello reso. Dopo 20 giorni, stando, potei rimanere a Roma e Mario Monicelli mi chiamò per fare Amici miei, atto secondo. Ecco che quella parola grazie io non l'ho mai scordata. E ogni volta che ho potuto, in questi ultimi anni, dato che questa persona ha avuto delle grosse problematiche, ha avuto dei grossi problemi e tutto il mondo dello spettacolo se l'è scordato. Io no. Da vari anni, alla fine dei miei spettacoli, canto sempre immeritatamente una sua canzone, perché voglio che la gente non se lo scordi. E con piacere ho visto ultimamente che per la prima volta qualcuno a Firenze lo ha ricordato. Loro lo hanno fatto adesso, io è qualche anno, ed è bello che qualcuno cominci a sapere di non scordarsi questo grande poeta, un poeta della comicità. Ma io vorrei ringraziare anche una donna, una madre, Anna, che è sempre stata accanto a lui, nonostante la non più tenera età. Un fratello, Giovanni, che lo ha sempre portato in giro quando ha potuto, stando sempre un passo indietro per non rubargli la scena. E un'ex compagna, Anna Maria Malipiero, che è diventata la sua migliore amica e ha messo alla luce una figlia, Ginevra, fantastica, che mi onoro di aver fatto debuttare a teatro pochi mesi fa. E allora, io stasera, sempre guardando là in quella telecamera, io ti dico, non devi mollare,
io sono qua per questo. Immeritatamente canto la tua canzone, ci provo, come sempre, e come sempre te lo faccio sapere. Mi raccomando, dacci dentro, torna a farci sognare con le tue meravigliose storie di un grande comico sentimentale, Francesco Nuti. Vai con la base. Sarà per te. E se non è mai presto, sarà per te. Se ho sbagliato e ho riprovato, sarà per te. Se quando sono solo ho paura a star con te. E se qualcosa resta, sarà per te. E se un sogno resta, sarà per te. Se adesso sto cercando di capirti fino in fondo e non mi accorgo che rimango troppo solo in mezzo al mondo, ma quando son sereno io non posso fare a meno di pensare, mamma mia, che fortuna che ci sia. Sarà, 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 sarà per te tutto quello che è stato, sarà per te. No, 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 adesso, adesso vieni fuori che io mica, mica ti conosco. Oh, forse, forse lascia stare, che mi sembra ancora presto. E se il cuore batte, sarà per te. E se mi sento forte, sarà per te. E adesso nel silenzio io ti prenderei per mano e con un bacio raccontarti che mi manchi e mi manchi. Sarà, 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 sarà per te tutto quello che è stato, sarà per te. No, 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 adesso, adesso vieni fuori che io mica, mica ti conosco. Oh, forse, forse lascia stare, che mi sembra ancora presto. Francesco, ti sto parlando in telecamera. Questo video lo vedranno in televisione e poi anche su internet. Oh, siamo a Pistoia e tutti noi ti vogliamo rivedere. Dacci dentro. Oh, guardami negli occhi, Francesco. Io non me lo sono scordato, io ti ringrazio. E Pistoia si alza in piedi. Si alza in piedi, Francesco. Si alza in piedi per te, Francesco Nuti. Non te lo scordare. Non ci abbandonare, capito? Francesco, ricordalo, sono Elio. Ma quando sono sereno io non posso fare a meno di pensare, mamma mia, che fortuna che ci sia. Sarà, 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 sarà per te tutto quello che è stato, sarà per te. No, 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 adesso, adesso vieni fuori che io mica, mica ti conosco. Oh, forse, forse lascia stare, che mi sembra ancora presto. E se il cuore batte, beh, sarà, sarà,
sì, Francesco, da tutta Italia sarà per te.